È stato un cannone utilizzato durante le guerre risorgimentali e durante la prima guerra mondiale, la novità dell'edizione 2018 del 4 novembre a Lodi. L'occasione è stata offerta dal centenario della fine della Grande Guerra, un conflitto che lasciò in Europa una lunga scia di morte e distruzione, ponendo anche le basi alla nascita e all'evoluzione dei nazionalismi dittatoriali. Col cannone disposto in Piazza della Vittoria hanno fatto bella mostra di sé due militari in divise d'epoca, assieme a colleghi odierni. Tanti curiosi che si sono fermati nei pressi del cannone per vedere anche i cimeli messi a disposizione dalla prefettura organizzatrice dell'evento. Proprio in piazza si è svolta la fase conclusiva della cerimonia per il 4 novembre. Qui è confluito il corteo aperto dal corpo bandistico Orsomando, diretto da Franco Bassanini e seguito dalle autorità locali e provinciali e dai rappresentanti d'arma e delle associazioni combattentistiche. Prima dei discorsi di rito, l'alza bandiera sulle note dell'inno d'Italia. Poi gli interventi programmati sono stati letti in apertura i messaggi inviati dal Presidente della Repubblica e dal Ministro della Difesa, imperniati sui valori che ispirarono ad inizio Novecento l'Unità d'Italia. Quindi saluti del Sindaco della città Sara Casanova e del Presidente della Provincia Francesco Passerini, seguiti dall'intervento del Prefetto Patrizia Palmisani. Il rappresentante del governo ha ripreso l'esperienza della Grande Guerra e dell'unificazione del paese per richiamare l'attualità di due termini, servizio e patria, coniugati in modo nuovo dalla nascita della Comunità Europea. Infine, il tutti liberi sulle note del corpo bandistico.